Mi serve Bedbug. Namaste, io sono Ace Brave, bentornati ad un altro episodio di Watch Dogs in mia compagnia. Come al solito, in sua impressione avete tutti i contatti per i social network. Nello scorso episodio abbiamo beccato un certo Bedbug come esca, insomma, da attirare. Vedremo di andare proprio lì, proprio da lui, a in qualche modo incastrarlo. Adesso vediamo come fare. Ho letto il giornale. Parlava di un inseguimento a tutta velocità vicino a Parker Square. Praticamente la firma di Aiden Pierce. Nicky è con te? Certo. L'abbiamo letto insieme. E le ho evidenziato tutte le tue azioni chimiche. Era molto spaventata. Non ti conosce bene quanto me. Passamela e basta. Calma. L'indirizzo IP. Sì. C'è qualcosa nel Rossi Fremont. Un piccolo server nascosto dietro una porta chiusa. E un esercito di teppisti. Ora capisci perché mi serve il tuo aiuto. Sai come entrare? Ci sto lavorando. Ora passami Nicky. Questo era facile. Aiden. Ehi. Tra poco tu sarai libera. Ma che succede? Questo parla come se fosse amico tuo. Non siamo amici. Non più. Ehi, Nicky. Non starlo a sentire. Hai paura che riveli i tuoi segreti? Io non ho segreti. Dai, Aiden. Ti aspetti che ci creda? Siamo fratelli. E allora non dovresti darmi un po' di tregua? Davvero? Io sono tenuta prigioniera dal tuo amico, ma devo darti tregua. Beh, detta così sembra davvero brutta. Oh, ti ho ferito. Dimenticavo quanto sei sensibile. Mi conosci? Ho il cuore tenero. Bambini, basta. Spero che il tuo piano sia buono. E anche Nicky. Ok, siamo arrivati a destinazione. Non è un lavoro per Tyron. Vediamo un po' cosa ci capita qua. Non è un lavoro per Tyron. Bedbug è un rischio, ma ho la sensazione che sia il bersaglio perfetto. Non ha niente, ma ha molto da perdere. Facile da intimidire. Ambizioso, ma pigro. Bene, parto da casa sua. Entro nel suo telefono e registro tutto. Ok, partiamo dal quartiere appunto residenziale. Entriamo in casa. Trova l'accesso a casa di Bedbug, che sembra questa. La porta d'entrata? Cucù, no. Tutti questi. Dovrebbero fare maggiori controlli per iniziare. Hanno sparato ad altre 4 persone. Fai il duro, 4. Questo accesso qua? Entriamo dal camino? Tanto rumore per niente. Qua sto uscendo. Ok, siamo nel cellulare di Tyron. Si parte da qui. Ah, facciamo così, 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 e come facciamo ad arrivare da sopra? Si sblocca questo, poi si sblocca questo, poi si sblocca questo. E poi si sblocca questo. Hai detto che mi portavi al mercatino. Allora, che cosa devi fare di tanto importante? Lavoro, nonna, lavoro! Beh, ma perché? Adesso hai un lavoro e non mi dici niente. Non è esattamente così, nonna. Ah, capisco. Allora non è un lavoro per Tyron. È un lavoro...
lavoro per Bedbug. Dai, nonna! Bedbug non significa niente. E invece sì. Significa che sono un fico. Un cosa? Guarda che Bedbug piace un sacco alle donne. Mi fa schifo. No, non è così che ti ho educato. Sì, arrivo. Devo andare, nonna! Ti voglio bene? Ok. Sì, ti voglio bene anch'io. Anche se devo dire che fai un... Dobbiamo seguirlo? Vediamo che cosa riesco a scoprire. Se tutto va bene, nemmeno te ne accorgi. Stai andando in macchina o a piedi? In macchina. Tutto bene? Sì, B, andiamo. Che cosa vuole fare Iraq? Per controllare un villaggio. Finge di essere amico. Dice che tutti quelli che stanno fuori sono dei pazzi, che vogliono rubargli tutto. Metti occhi e orecchie in ogni casa. Sai quello che comprano e quello che vendono. Li controlli. E se qualcuno sgarra, lo vieni a sapere. Allora, metti una buona parola per me. Non lo so ancora. Perché dovrei? Voglio contare qualcosa. E dai, ti porto sempre dovunque vuoi andare. È solo puntuale, B. Non ti ho mai deluso, nemmeno una volta. È vero, è vero. Per questo voglio tenerti lì dove sei. No, ascolta, sul serio. Vuoi fare carriera? Non dovrei dirti niente, ma... Iraq si sta allargando a Park Square. Ci parlo io. Non si sa mai. Merda, B, parla piano. Qua è meglio fare il giro largo. Oh merda, non è che ha capito qualcosa? Iraq sta isolando tutta la zona. Ma che c'è? Babysitter? No, siamo soldati. Ricordi quando Fly e i suoi sono spariti? Hanno esagerato e... Iraq li ha fatti fuori di persona. Lo so, perché ho seppellito i corpi. Ehi, abbassa quella voce, cazzo. Sai che tuo cugino ha la paranoia che quella storia si sappia. E dico quello che mi pare. Eh? Cosa? Sei paranoico anche tu? Solo quando ci sei di mezzo tu. Dove sta andando? Lo ricatterò con questo. Se Iraq lo sente, Bedbug finisce sepolto in una discarica. Intanto abbiamo qualcosa per incastrarlo. Seguiamolo. Ancora che passi dentro sto quartiere. Facciamo il giro largo. Allora veramente. No, questo è troppo grande. Non perderlo, non perderlo, non perderlo, non perderlo. No! Bisogna seguirlo a piedi, cioè boh. È che non posso passare là dentro se non elimino qualche persona. Vediamo se mi carica troppo indietro o no. Mi piace il coprifuoco. Perché non chiami direttamente la polizia? No, quelli qui non ci vengono più, non qui. Non gliene frega un cazzo a nessuno. Non è giusto. Io la vedo così, ce l'hanno consegnato, è nostro. Siamo noi la polizia ora. Hai diritto di succhiarmi il cazzo. Amico, sei pazzo. Hai il diritto di tenere il becco chiuso, stronzo. Piantala di abbaiare e rispetta la legge.
Dove stai andando? Il bambino era innocente. L'hanno ucciso davanti alla madre. Hai le schede? Sì, P. E i PIN? Tutto lì dentro. Che mi dici di Iraq? Non pensare a Iraq, pensa a me. Cosa hai intenzione di fare? Oh, guarda! Arriva Batbug! Ehi, come butta? Posso parlare con Lil Juice? Ma certo che sì! Da solo. Ti spiace se... E che cazzo! Mi fai un giro? Sì. Ti faccio un giro. Che dici? Sospettano qualcosa? No, e sembra che il club non si fidi più di Iraq. Bene, perché ora tratteranno con me. E credimi, mi ricorderò di te. Batbug che fa il figo. Come faccio a passare di là? Tutto. Nope. No, non mi ha visto lui. Bastava aspettarlo. Ah, la fretta. Non mi piace. Il coprifuoco. Perché non chiami direttamente la polizia? No, quelli qui non ci vengono più. Non qui. Non gliene frega un cazzo a nessuno. Non è giusto. Io la vedo così. Ce l'hanno consegnato. È nostro. Siamo noi la polizia ora. Hai diritto di succhiarmi il cazzo. Amico, sei pazzo. Hai il diritto di tenere il becco chiuso, stronzo. Piantala di abbaiare. Rispetta la legge. Oh. Niente, mi sgamano. Vabbè, adesso ci riproviamo. Allora. Mi piace il coprifuoco. Perché non chiami direttamente la polizia? No, quelli qui non ci vengono più. Non qui. Non gliene frega un cazzo a nessuno. Non è giusto. Io la vedo così. Ce l'hanno consegnato. È nostro. Siamo noi la polizia ora. Hai il diritto di succhiarmi il cazzo. Amico, sei pazzo. Hai il diritto di tenere il becco chiuso, stronzo. Piantala di abbaiare. Rispetta la legge. Come possiamo muoverci qui? Il bambino era innocente. L'hanno ucciso davanti alla madre. Hai le schede? Sì, P. E i PIN? Tutto lì dentro. Che mi dici di Iraq? Non pensare a Iraq, pensa a me. Oh, guarda! Arriva Batbug! Ehi, come butta? Posso parlare con Lil Juice? Ma certo che sì! Da solo. Ti spiace se... E che cazzo! Mi fai un giro? Sì. Ti faccio un giro. Che dici? Sospettano qualcosa? No, e sembra che il club non si fidi più di Iraq. Bene, perché ora tratteranno con me. E credimi, mi ricorderò di te. Adesso andiamo di qua. Cavalchiamo questo. No, ma ha visto quello. Il coprifuoco.
Perché non chiami direttamente la polizia? No, quelli qui non ci vengono più, non qui. Non gliene frega un cazzo a nessuno. Non è giusto. Io la vedo così, ce l'hanno consegnato, è nostro. Siamo noi la polizia ora. Hai il diritto di succhiarmi il cazzo. Amico, sei pazzo. Hai il diritto di tenere il becco chiuso, stronzo. Piantala di abbaiare, rispetta la legge. Ok, fin qua non è un problema. Il bambino era innocente. L'hanno ucciso davanti alla madre. Hai le schede? Sì, P. E i PIN? Tutto lì dentro. Che mi dici di Iraq? Non pensare a Iraq, pensa a me. Con Lil Juice? Ma certo che sì. Da solo. Ti spiace se... che cazzo? Mi fai un giro? Sì. Mi faccio un giro. Che dici? Sospettano qualcosa? No, e sembra che il club non si fidi più di Iraq. Bene, perché ora tratteranno con me. E credimi, mi ricorderò di te. Ok, abbiamo distratto e siamo riusciti ad arrivare fin qua. Ehi, hey, Rabbit, che c'è? Ho un'informazione che ti piacerà, fidati. Su, dimmi. Non qui, però. Vediamoci. Ce li hai i soldi? Sempre. Perché? No. No! Ok, vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Intanto andiamo qua. Perché non chiami direttamente la polizia? No, quelli qui non ci vengono più. Non qui. Non gliene frega un cazzo a nessuno. Non è giusto. Io la vedo così. Ce l'hanno consegnato. È nostro. Siamo noi la polizia ora. Hai il diritto di succhiare. Cacchio. Amico, sei pazzo. Hai il diritto di tenere il becco chiuso, stronzo. Adesso andiamo qua. Rispetta la legge. Qui. Il bambino era innocente. L'hanno ucciso davanti alla madre. Hai le schede? Sì, P. E i PIN? Tutto lì dentro. Che mi dici di Iraq? Non pensare a Iraq, pensa a me. Andiamo di qua. C'è gente qua dietro? Sì. Posso parlare con Lil Juice? Ma certo che sì! Da solo. Ti spiace se... che cazzo! Mi fai un giro? Sì. Mi faccio un giro. Che dici? Sospettano qualcosa? No, e sembra che il club non si fidi più di Iraq. Bene, perché ora tratteranno con me. E credimi, mi ricorderò di te. Ok, continuiamo a seguirlo, andiamo di qua. Non facciamoci sgamare. Andiamo qui. Non vedermi, non mi vedi.
Questo rimane sempre così? No. Si gira. Questo? Ah, lo possiamo distrarre. Via, 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 via. Ehi, Rabbit, che c'è? Ho un'informazione che ti piacerà, fidati. Su, dimmi. Non qui, però. Vediamoci. Ce li hai i soldi? Sempre. Perché? No, perché ti costerà. Ma ne vale la pena, fidati. Questo si vedrà. Ce l'abbiamo fatta? Dove stai andando, Bad Bug? Che cazzo succede? A posto, B, stiamo scherzando. Sì, lo vedo. Io però vi avevo detto di tenere quei cazzo di occhi aperti. Devo dire ai Rack che due stronzi hanno lasciato entrare qualcuno qui dentro. Non è entrato nessuno, gli uomini sono tutti fuori. Il posto è sicuro. Sarà meglio. Ok, uso le telecamere per seguire Bad Bug. Perché non posso entrare di qua. Tanto ti vedo. Dai, parla. Senti, quel che so vale 500. Che cazzo sei venuto a sapere che costa così tanto? Guarda che se non paghi non ti resta molto da vivere, eh? Ah, adesso mi minacci! Non fare lo stronzo con me! Credi che Iraq non lo verrà a sapere? Sei fuori di testa! Ah, Buck, Iraq, davvero? È lui il tuo problema, cazzo. Ok, ok, ok. Va bene, dimmi cosa sai. Tieni e niente cazzate. Senti, ti diranno di andare alla matta e lì ti ammazzeranno. Tutte stronzate. Oh, ehi, ehi, ma che cosa fai? Andiamo, B. Non parlo, lo sai, non... Ma che cazzo... Rabbit ha derubato Iraq. Se vedi quello stronzo, sparagli. Io vado, V. Se ti vede. Possiamo chiamarlo? Come faccio a uscire da qua? Ah, chiama, ok. Possiamo chiamare attraverso quello, attraverso questa telecamera. Ti ha appena salvato il culo. E posso fare di più se collabori. Cos'è la matta? Ok, ok, portami via da qui e te lo dico. Ok, fa attenzione. Adesso io lo ammazzo, quello stronzo! Adesso dobbiamo cercare di farlo uscire. Allora, tu vai qua. Vai avanti. Ok. Cavolo, non voglio morire. Vai, veloce. Sì. Vado. Oh, cazzo, no. Non va bene. Ok, ora. Vai, vai. Come cacchio faccio a spostarlo adesso? L'hanno beccato. Veloce per essere un bianco. L'hanno
beccato lui e adesso beccano anche me. Vabbè, cosa facciamo? Andiamo di qua. Dobbiamo hackerargli il telefono? Riusciamo ad arrivare fino al telefono? Occhi aperti qui, porta! Ok, è tutto pronto. Tu lo porti alla fabbrica e i miei uomini lo ammazzano. So che è un amico, questo è un test. Fallo e sarai ricompensato. Ok, abbandoniamo l'area. Dirà che se ne sbatte di questi carabinieri, ma una banda non può avere amici deboli. L'ho già visto succedere, ce la tutti tutta e ti fanno a pezzi. Ma se Bad Bug dimostra di avere i numeri, Irak salva la faccia e lo esalterà parecchio. Ok, e ce l'abbiamo fatta. Ci vediamo quindi al prossimo episodio di questo Let's Play Watch Dogs. Io sono Ace the Brave. Namaste and be brave.